Ho sentito il bisogno di convocarvi stasera perché questa sarà l'ultima volta che mi vedrete parlare pubblicamente in qualità di vostro sindaco. Queste le parole di esordio dell'ultimo comizio del sindaco di Caprileone, Bernadette Grasso. Prima ha parlato a Caprileone, in ultimo in piazza Mattarella, a Rocca. Rocca e Caprileone in questi anni hanno compiuto importanti passi nella crescita e nello sviluppo. Sono oltre 45 le opere realizzate. La Grasso, per 12 anni a capo della Giunta, che sta chiudendo il doppio mandato consecutivo in attesa di chiudere quello di deputato regionale, ha ringraziato tutti e presentato i risultati raggiunti. Le opere realizzate, il PRG approvato, i servizi sociali garantiti, il sostegno per le fasce più deboli, l'assenza di debiti collato e i vantaggi con il nuovo ARO. Il mio cuore batte per Rocca e Caprileone. Batteva ieri, batte oggi, batterà sempre. In chiusura, con la voce rotta dall'emozione, un ultimo messaggio. Potrei gridare il mio grazie dal palco, dall'intera piazza, ma non voglio chiudere dal palco, amici miei. Sull'amicizia mi sovviene una frase della Tamaro: una lunga amicizia porta gli stessi identici segni di una tazza annerita dal tempo. Ci sono ombre negli oggetti quotidiani, così come ci sono momenti di incrinatura e ombra nelle amicizie. Per non gettare via una tazza, come per coltivare un'amicizia, ci vogliono due sentimenti, ormai inusuali, ma importantissimi, come la pazienza e la fedeltà. La pazienza per il suo ruolo somiglia ad un mattone, la fedeltà ad una radice. La pazienza è l'antidoto alla fretta, la fedeltà quella al consumo. Con i mattoni si costruisce, grazie alle radici si cresce. E noi abbiamo costruito insieme e insieme siamo cresciuti. Per questo motivo scenderò per accogliere non il vostro applauso, ma il vostro abbraccio, offrendovi, miei cari amici, il mio sorriso e la mia convenzione. Viva Rocca, viva Caprileone!